Un'accelerata importante rispetto agli ultimi anni per quel che riguarda la politica di diritto allo studio universitario nella nostra regione, dallo sblocco delle risorse per coprire tutte le esigenze legate alle circa 4.000 borse di studio in Abruzzo, a una risposta più efficace per quel che riguarda la domanda di residenza dei tanti fuorisede che frequentano gli Atenei nella nostra regione. Si parte dal recupero di vecchie strutture come nel centro storico di Teramo, l'ex ferrotella di Pescara, di cui oggi la presenza del ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, la presidente dell'ATSU Isabella Gualtieri ha annunciato l'inizio dei lavori per ulteriori 220 posti letto, ma anche strutture ex novo come la ricostruzione totale della Casa dello Studente all'Aquila, con obiettivi sempre più ambiziosi grazie alla sinergia tra le istituzioni, come è stato ribadito oggi in conferenza stampa alla Sala d'Ascanio in Piazza Unione dal presidente della Regione Marco Marsiglio, con la viva soddisfazione del rettore dell'Università Gabriele D'Annunzio, il professor Liborio Stupia, nella convinzione questo di poter garantire sempre più opportunità in termini di risorse e di alloggi a chi vuole intraprendere la carriera universitaria, come sottolinea il ministro Anna Maria Bernini. Abbiamo, devo dire, una buona pratica che diventerà una buona pratica anche a livello nazionale di convenzionamento e di creazione di posti letto per studentesse e studenti, che sono anche un modo per rigenerare le città, perché voi sapete che adesso i mobili sfitti che noi abbiamo censito quest'estate, abbiamo lavorato praticamente tutta l'estate per trovare i mobili sfitti in tutta Italia, diventeranno progressivamente studentati. Qui siamo a buon punto perché sia col PNRR ormai credo che abbiamo fatto un bel numero, siamo intorno ai 587 posti letto già esistenti, abbiamo finanziato con mezzo miliardo ultimamente altri posti letto e quindi ricadranno intorno a 200, in più ci sono questi posti letto che oggi inauguriamo, noi non ci fermiamo, andiamo avanti. Ogni settimana si riunisce una cabina di regia a Palazzo Chigi perché non esiste solo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, esiste anche la legge 338 che è quella di cui hanno usufruito anche questi studentati, che ha un finanziamento del Ministero al 70% per iniziative che portino velocemente alle studentesse e agli studenti un'opportunità.